Area Gol, in collaborazione con Spea, produzione di macchinari per il collaudo di microchip e schede elettroniche. Samec Automation System, Italian Touch. Max Porte, ogni porta un'idea. Eccoci nuovamente insieme, ben arrivati all'appuntamento del venerdì sera di Prima Antenna, quindi l'appuntamento con Area Gol. Un saluto da Clara Vercelli. Bene, se noi siamo pronti, anche la squadra, pronti per commentare quello che è successo nell'ultima giornata di campionato, pronti per commentare il risultato della Supercoppa italiana, pronti per parlare di mercato della prossima giornata, ma non solo, perché questa sera parleremo anche di bocce. Allora, dicevo che la squadra è al completo, direi che possiamo veramente partire immediatamente, ma prima lo faccio subito perché poi è troppo tardi, veramente io chiedo scusa se così vi metto a parte di una cosa molto personale, ma mando a dormire la mia mammina. Ciao mamma, vai a dormire. Buonanotte, ciao. Allora, detto questo, passiamo subito a salutare i miei ragazzi, partendo da Carlo Bonerba. Ciao Carlo. Ciao Clara, un saluto agli amici a casa e insomma, puntata molto caliente, diciamo. È molto ricca, eh? La scaletta è molto sostanziosa, quindi insomma dobbiamo poi riuscire a stare dietro ai tempi. È sempre difficile con voi, però insomma sono qua per questo. Ecco, assolutamente. Sono qua per questo, per farvi stare nei tempi. Extra time più tardi, ovviamente. Sì, appunto, vedremo insomma le probabili formazioni di Juventus e Torino. Ovviamente analizzerò anche la partita di Supercoppa, insomma, questa sconfitta all'ultimo secondo. Per quel che riguarda insomma per mano dell'Inter su questi supplementari, mm-hmm. E poi vedremo anche insomma un pochino di calciomercato, che qualcosa si muove, soprattutto la Fiorentina molto calda sul fronte mercato, e anche situazione Dybala da attenzionare perché questo rinnovo latita. Allora, grande collaborazione con Torino Top News, sito di informazione per il quale tu scrivi, e ti faccio i complimenti perché il pezzo che hai dedicato ad Area Gol è veramente molto simpatico, quello di questa settimana, molto molto molto. Grazie Clara. Quindi invito tutti a leggerlo, Torino Top News. Tanta informazione. E poi vedremo se ci ho preso, Clara, perché ho fatto un po' alcune previsioni su Beppe Gandolfo, anche su Paloriente. Io volevo mandare anche un abbraccio a Carlo Saccomando, perché insomma verrà a trovarci la prossima settimana, ve l'ha promesso, e quindi sarà qui con noi, che è il vice direttore di Torino Top News e direttore del Valore Italiano. Di Torino Top News e direttore del Valore Italiano, molto bene. Allora, da Carlo Bonerba a Paolo Oriente, al nostro uomo social. Ciao Paolo. Ciao Clara, ciao gli amici in studio, e soprattutto ciao a tutti gli amici a casa che ci seguono tanto tanto tanto. In risposta a Carlo, ci ha preso, io dico perché solo tu quello. Hai letto il pezzo, ma dopo ne sul parleremo. Pezzo ci ha preso. Ok, va bene. Torno da te tra pochissimo per vedere insieme e far vedere, conoscere. Perché a casa non hanno potuto cogliere quello che ha detto Francesco Paolicelli, ma noi adesso lo invitiamo subito a ripetere. Cioè, non tra pochissimo, possiamo aspettare anche un po' più di tempo per ricoglierlo. Mi hanno chiesto, ma c'è tutta questa simpatia veramente fra i due? Simpatia? Così. Ma quale simpatia? Allora, andiamo da Andrea Piazzolla. Ciao Andrea, come stai? Ciao Clara, ciao a tutti. Come va meglio, la tua dai, voce? Sempre meglio. Come va la tua voce? Lascio giudicare a voi, perché non riesco mai a capire effettivamente com'è. Però penso meglio rispetto a settimana scorsa. Io non trovo nessuna differenza comunque anche rispetto a un mese fa, sinceramente. Lascia perdere, loro guardano, non hanno orecchio, lascia stare. Con la fluidità.
Comunque va decisamente meglio rispetto alla settimana scorsa, ma non è proprio ancora del tutto, ecco, no? Però è sempre affascinante. Allora, come sempre, dopo momenti di Area Sport, vuoi farci qualche piccola anticipazione? Come sempre la prima parte è dedicata al calcio 5, ma non alla L84 perché il campionato di Serie A è attualmente fermo per la sosta invernale, ma parleremo sempre della Serie A2 e anche della Serie B, mentre nella seconda parte di Area Sport ci concentreremo sempre sul caso Djokovic e gli Australian Open, ma parleremo anche degli azzurri impegnati negli europei di pattinaggio in Coppa del Mondo di sci e slittino e biathlon. Quindi non solo calcio, come sempre tu fai anche il punto su altre discipline sportive. Per quanto riguarda Djokovic, tiene ancora banco questo pasticciaccio veramente, perché è una cosa che avremo modo di parlarne, perché ragazzi non si può non dire, no, visto, non visto, sì, no, stai, rimani, e adesso dice, veramente ci stanno facendo tutto colpi di scena ogni giorno. Esatto, una brutta figuraccia. Adesso poi tu ci aggiornerai ovviamente, insomma, quello che abbiamo avuto modo di conoscere nelle ultime ore. Poi sapremo effettivamente tra domani e domenica se poi lunedì lui giocherà, certo, o meno, perché dovrebbe già giocare, no, lunedì, qualora le cose si sistemassero. In tutti i modi, sia lui che, a mio parere, il governo australiano, allo stato attuale, entrambe queste due figure non ci stanno facendo una bella figura, appunto. Allora, grazie Andrea, ci vediamo tra poco. Dopo presento subito la squadra che è in studio, ma ce n'è anche una parte che è a casa. Che bello, è tornato a trovarci, sono veramente contenta, te lo giuro Sergio, davvero mi fa veramente piacere, perché tante volte ti ho cercato e tutte le volte, o per un motivo o per un altro, insomma, ti era impedito venire fino qui. Quindi Sergio Rodda. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera Sergio. A tutti. Beh, sono contento di essere potuto rientrare. Prima del Covid, devo dire che ho passato un bel po' di tempo e anche un paio d'anni in più. Anche beh, quelli passano, ma... Sono sempre uguale? Sei sempre uguale. Ah, molto bene. Comunque, stai bene. Va abbastanza bene. Sì, direi che i tempi che corrono, dire bene è già più che sufficiente. Hai ragione. Chissà se nei confronti del Toro il tuo pensiero è sempre stato molto critico, nei confronti del Torino. Chissà, non ci direi niente adesso, perché poi dovremo parlarne della situazione attuale, quindi ci direi quello che pensi. Qualche cosa ho da dire. di questo ne ero assolutamente certa. È tornato a trovarci, e ovviamente ci fa piacere, Carlo Pesce, che è il direttore sportivo dell'Alpignano Calcio. Ciao, grazie Carlo. A tutti dell'invito, grazie. Io qua sto sempre benissimo. Quindi. Bene, questo ci fa piacere. Allora, parleremo più tardi di un grande successo che l'Alpignano ha ottenuto proprio da pochissimi giorni. Settimana. Avete vinto con l'Under 19 il torneo Caduti di Superga, Superga, sì. Un torneo tra l'altro storico, decisamente storico, organizzato dalla società, dal Lucento, sempre. Quindi complimenti, ma dopo ci farai un attimo anche il punto della situazione e anche su quello che è lo stato in questo momento di quella che è la vostra attività dal punto di vista ovviamente di società sportiva. Si zoppica, però si cerca di andare avanti. Ricordiamo al pubblico che Carlo Pesce è un cuore granata, qua ce ne sono tanti, questa sera veramente il nostro Enrico Aiman potrebbe dire che è un covo granata. Salutiamo Enrico che ci sta seguendo da casa, ciao Enrico, e la prossima settimana dovrebbe farcela a tornare in studio. Ciao Henry. Allora andiamo avanti, si è già quasi presentato come fa sempre, perché chiacchiera in continuazione, l'avvocato Francesco Paolicelli. Buonasera a tutti, ben ritrovati. A casa ti sopportano? No. Fai così anche a casa? Sì. Ah, povera Daniela, povero figlio, va? È così. Bisogna essere coerenti. Quindi non si smette mai un momento, d'accordo. Mai.
Grazie per essere qui. Ci hanno scritto in settimana perché ci sono degli amici appassionati, non perché siano tifosi della Salernitana, ma si sono appassionati al caso e quindi vogliono conoscere le ultime attraverso te. L'avvocato Antonio Foti, buonasera avvocato. Sta facendo la manicure. Le vuoi due forbicine? Devo denunciare pubblicamente il fatto? Che fatto? Oddio. No, e tu però... non hai ancora trovato il tempo di venire a prendere nel mio studio il pensierino per tuo figlio Edoardo. A casa, spero volevano sentire solo e questo. E ne tagga le debite conseguenze. Ne prendo atto. E che hai avuto la spudoratezza di affermare perché non lo porti qua. Sì. Addirittura. Sarebbe anche normale. Tu non ti ricordi? Se fossi amico l'avresti fatto. Sì, che ti ho anche raccontato come ho vinto un prosciutto in una fiera no, di paese. No, non lo raccontare più però. Basta, ce l'ha raccontato, avvocato, però, se lo ricordi. Va bene. Oh, dopo qualche settimana di assenza, per motivi di lavoro, di vacanza, non lo so, non lo sappiamo, è tornato l'avvocato Wilmer Perga. Come stai, Wilmer? Bene, bene, grazie. Tutto bene? Anno nuovo, vita nuova, quindi molte cose da dire, molte cose da su cui riflettere. Su cui addirittura? Calcisticamente parlando o anche... Sì, certo, calcisticamente parlando, perché una serata importante, mi sembra che l'articolo di oggi di Tardelli sulla Stampa abbia aperto un varco, un mondo, e quindi sono felice di essere qua. Molto per poterne bene. Discutere seriamente, perché poi vabbè, ci sono le pendi di prosciutto. Sì, sì, parlano di prosciutti, cosa devi fare? Fiere. Si andiamo, guarda il cellulare, si andiamo fa la manicure. Andiamo avanti, perché ci sono ancora tanti ospiti, insomma, la squadra è nutrita. Allora, è tornato a trovarci, ci siamo lasciati poco prima della sosta, proprio l'ultima sì. puntata del 2021. Claudio Vittino, presidente regionale della FIB, la Federazione Italiana Boccia, ovviamente della Regione Piemonte. Come sta? Cuore granata anche lui. Molto molto granata, sì, ed è per questo che questa sera parleremo anche di boccia, perché tra poco, se non succede nulla, ma penso che non ci siano grandi problemi, anche il Covid vi ha bloccato anche sì, in questo gioca, ci sono delle, periodo. C'è un protocollo molto stretto. E... Però stanno per iniziare i campionati. Gare si fanno domenicalmente, io personalmente ho fermato le gare a quadrette, perché ritengo che 8 giocatori in un campo non facciano distanziamento, e quindi insomma... aiutiamo, nonostante abbiano Super Green Pass, aiutiamo a non contagiare. Però la prossima settimana iniziano i campionati di A1 e A2. Perfetto, quindi... ne parleremo, poi abbiamo anche un bellissimo video da far vedere che è stato realizzato dalla Federazione Italiana Bocce, e è molto lungo, noi ne vedremo l'inizio che è un minuto e qualcosa, veramente molto interessante, e poi tutto il resto ci aiuterà, ci accompagnerà mentre tu ci racconterai i prossimi campionati, un video che è stato realizzato sì, perché lo portate nelle scuole. Sì, dalla Regione Piemonte e... Stiamo pensando che ogni comitato faccia poi dei video con i propri ragazzini per andare nelle scuole dei propri comitati. Perché comunque ci sono tantissimi, perché uno pensa che il gioco delle bocce sia riservato a una fascia d'età, come dire, un po' alta. Non è vero, ci sono tantissimi giovani che giocano. Sì, noi però dobbiamo portare un prodotto giovanile per attirarli. Quindi sì, quest'anno, oltre le realtà che c'erano già, quest'anno è venuto fuori Envie, è venuto fuori Almese. E anche a Biella si stanno mettendo in pista, insomma c'è gente che deve avere passione, perché poi certo. A volte è difficile tenerli i ragazzi nelle scuole, magari li porti e poi devi avere però come allenarli in una società, devi avere quelli che li allenano, certo. E non sempre troviamo la gente che continua questa opera, e quindi mandiamo in fumo la parte più difficile, prenderli dalle aule e dirgli di venire a giocare. Non è così facile, il mondo delle bocce è indietro nonostante siamo nel 2022, quindi insomma paghiamo certi errori. C'è un mio studente, Claudio, che mi ha scritto che gioca a bocce, guarda, scuola media Garelli di Rivalta. Ah sì? Eh no, mi ha scritto nel tema, mi ha abbastanza fatto strano che... Ecco, abbiamo fatto una scoppia. Caramba! Allora, andiamo a salutare chi abbiamo in collegamento. Allora, Sebastiano Consentino, ciao, come stai?
Ciao Clara, ciao a tutti, tutto bene? Tutto bene? La voce... Sì, non lamentiamoci. Tutto a posto? La voce un po' tradisce, ma sì, ancora un po' di mal di gola, ma nulla di che. Nulla di che, molto bene, molto bene. E sei pronto per stare con noi ovviamente tutta la sera, ma sei tranquillo, a casa? Pronto di intervenire? Assolutamente. Perfetto. Tranquillo. Molto bene. Oh, sì. Grazie Seba, da Sebastiano Consentino all'avvocato, giornalista, poeta, viaggiatore Roberto Codebò. Ciao Roberto, vale sempre la collaborazione con www.zipnews.it? Assolutamente sì. Ciao Clara, buonasera a tutti, ciao. Ben ritrovati. Beh, come stai? Pensiamo negativo, come dice in questo periodo. Va bene. Allora, a proposito di apro una piccolissima parentesi, a proposito di Djokovic, mi piacerebbe, poi lo mandiamo anche al resto della squadra. Ho apprezzato molto il pezzo che tu hai scritto qualche giorno fa. Grazie. Proprio su Djokovic, perché è una visione su questa vicenda diversa da tante altre. E quindi interessante. Sì, più e poi... generale, più legata alla storia, alla mentalità australiana. Esatto. Poi ho fatto di tutto. Vai. Dimmi Clara, scusa. No, continui. Hanno fatto di tutto per farmi ricredere in materia di coerenza. Adesso forse è meglio aspettare lunedì e vedere se va in campo oppure no, perché ho già pronta la confutazione. No, però poi se mai ci sintetizzi, no? Perché il pezzo è molto lungo, però una visione, la tua, rispetto a questa vicenda che fa pensare, perché hai appunto sottolineato quello che è un po', come dire, intanto la storia, no? Dell'Australia, un po' il carattere, certo. Un po' tutta una serie di cose che... Devo dire, mi hanno fatto pensare molto. Ok, ci vediamo fra pochissimo, tanto siamo qua sempre tutti insieme. Dunque, Paolo Oriente, come abbiamo solleticato, se possiamo così dire, gli amici che ci seguono da casa e che hanno già mandato tantissimi messaggi? Allora, gli amici che ci seguono da casa abbiamo chiesto, il Toro gioca a poker contro la Fiorentina, dove può arrivare la squadra di Juric? Invece in casa bianconera, Juve vittoriosa in campionato, sconfitta in Supercoppa. Di chi la colpa? Allegri, squadra o sfortuna? Tantissimo, ovviamente, come sempre, le risposte. Eccole qua, intanto, i post che sono stati appunto pubblicati sulla pagina Facebook di Area Gol. Ci sono già tante, vero, le persone che hanno... Tante. Gli amici che hanno scritto e che lo fanno anche durante tutta la settimana. Tante. E noi li ringraziamo. Le risposte sono già arrivate, ovviamente possono anche scriverci in diretta adesso. No, questo ve lo devo al 334 26 36 No, adesso me lo passo. Passami quel foglio in totale sicurezza, ve lo devo far vedere. Scusa, regia. Ma l'ho imparata a memoria, però. Quasi. È scritto bene. Dai. È fantastico. Francesco. Faccio vedere anche a Paolicelli, Pesce, Rodda, ragazzi. È drammatico. Dopo due anni è drammatico. Sei troppo forte. No, c'ha gravi problemi. Allora, Maurizio, la prossima settimana organizziamo, Maurizio, regia, organizziamoci. Mettiamo un cartellone. Esatto, ragazzi, qui. Con questo bel numero di telefono, quindi per mandare i vostri messaggi WhatsApp, ovviamente. Ma è per scaramanzia, se mai lo dimenticassi. Cosa facciamo, Maurizio? Sulla tangenziale. Anche, così lui intanto ripassa mentre arriva, se lo ricorda. Va bene. Tra l'altro, tra poco, li vediamo insieme, simpaticissimi meme che sono stati selezionati da Paolo Oriente per la sua, appunto, per la rubrica curata da lui, l'area social, veramente molto molto simpatici. Rivedendoli oggi pomeriggio mentre preparavo la trasmissione, ridevo da sola. Grazie, quindi Clara. Molto molto carini. È un lavoro divertentissimo da fare. Bravo, quindi. Complimenti. Grazie. Almeno un lavoro lo fa. Dare un senso a questa vita. Ma devo dire che a casa, in famiglia, sono molto contenti. E lui, dicono che lui è felice, cioè, è sereno. Cioè, ha dato la dignità a questa cosa.
ne soddisfatto. Ed secondo me sono felici e sereni loro perché se lo tolgono il venerdì sera, non per altro. No, non credo comunque. Ciao Donatella. Allora andiamo ragazzi, partiamo perché c'è la prima parte del calcio d'inizio del nostro Beppe Gandolfo. A questo proposito vi ricordo un anno in Piemonte, 2021, NC Communication, eccolo qua, Carlo Pesce, Sergio Rodda e Wilmer Pergar, che non avevano ancora avuto in dono la copia, lo hanno trovato nella loro postazione. NC Communication, lo trovate in tutte le librerie ed è per voi ovviamente per questa. Questo ringrazio. Perfetto. Grazie Beppe. Grazie Pronti Beppe. Per la prima parte del calcio d'inizio? Ovviamente il nostro Beppe Gandolfo. Ciao Clara, un saluto ai tuoi ospiti e come sempre un abbraccio agli amici telespettatori da casa. Partiamo dalla fine o partiamo dall'inizio? Partiamo a metà? Bicchiere mezzo vuoto, il bicchiere mezzo pieno. Sono tanti i quesiti che girano attorno in questo momento a questa settimana della Juventus. La vittoria a Roma, un recupero, un secondo tempo, anzi una serie di minuti, una decina di minuti davvero esaltanti, dal 3-1 al 4-3. E davvero questo fa pensare che la crisi, che la cura Allegri, la crisi precedente, la cura Allegri stia dando i suoi frutti, perché la squadra ha tenuto, ha avuto tenacia, ha avuto combattività, ha avuto anche del bel gioco, sprazzi di bel gioco, ma soprattutto sul 3-1 avere la forza, la tenacia appunto, il coraggio di ribaltare il risultato, complice anche parecchie dimenticanze della Roma, ma questo poco importa, i meriti alla squadra di Allegri vanno riconosciuti. Passano tre giorni, la stessa tenacia, la stessa intensità di gioco, la stessa forza, la stessa grinta, si va in vantaggio nella finale di Supercoppa contro l'Inter, si viene raggiunti su un rigore, forse discutibile, e poi la partita continua abbastanza sui binari paralleli, l'Inter che attacca, 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 ma non riesce mai a essere più di tanto pericolosa nei confronti della porta difesa da Perin. Quando ormai tutti siamo convinti che si vada ai calci di rigore, ecco il fattaccio, al 120esimo, all'ultimo minuto, il gol di Alexis Sanchez che consegna la Supercoppa all'Inter. L'Inter che già ha vinto lo scudetto, ancora una volta si conferma che chi vince lo scudetto in genere vince anche la Supercoppa. Grande delusione nell'ambiente juventino, ho letto sui social ogni genere di insulto nei confronti di Alessandro per l'errore che ha commesso proprio all'ultimo secondo, ma voglio che riflettiate su questa immagine, su questa fotografia. Questa è la Juventus, questo è lo spirito sportivo che deve prevalere in tutti. Si vince in 11 e si perde in 11. Un secondo dopo, il gravissimo errore, l'errore madornale di Alessandro che consegna la Supercoppa all'Inter, ecco il capitano, il vero capitano, il giocatore esempio di questa Juventus, Chiellini, che va, abbraccia Alessandro e lo bacia. Perché si vince in 11 e si perde in 11. Questo è lo spirito della Juventus, deve essere della Juventus, ma di ogni squadra. Queste sono le squadre vincenti. Allora, partendo proprio da quel bacio, la riflessione finale. Da lì deve partire la Juventus per salvare questa stagione. Anche se leggevo già oggi sui giornali, Pirlo aveva vinto lo scudetto, aveva vinto la Supercoppa, scusate, aveva più punti della Juventus di Allegri, aveva segnato più gol. Peccato che ci fosse Cristiano Ronaldo in quella Juventus. E allora sono già tutti lì pronti, rivoluzione, ricambiamo, mandiamo via Allegri, torniamo a qualche nuovo allenatore, magari con idee nuove, magari con uno spirito nuovo. Io non lo so, ci penseranno gli uomini di mercato, quel mercato che
è stato costruito da Marotta all'Inter e i risultati li sta facendo. È stato cacciato Marotta o se n'è andato Marotta e i risultati della Juve si stanno vedendo. Quindi sono tante le riflessioni, ma la riflessione principale, la ripeto e lo ripeterò per tutto l'anno fino alla fine, sta in quell'immagine, in quel bacio, perché si vince in 11 e si perde in 11. Non c'è nessun fenomeno che vince le partite da solo, non c'è nessun uomo di calciomercato che costruisce le squadre da solo. È una società, è un insieme. Quello che era la Juventus fino a un po' di tempo fa, un blocco unico che lavoravano tutti nella stessa direzione, con la stessa mentalità, e che forse in questi ultimi mesi o in questi ultimi anni si è andato un po' perdendo. Buon dibattito sulla Juve, ci rivediamo per parlare del Toro fra un po'. Grazie a Beppe Gandolfo. Tu sei già pronto. Vai Wilmer. No, non sono d'accordo con Beppe sul numero. Non si vince in 11 e si perde in 11. Si vince in 12 e si perde in 12. Perché la sconfitta in Coppa, a parte l'errore così clamoroso, è per me esclusivamente da addebitarsi ad Allegri, il quale ha impostato una partita solo sul contrapiede. E la differenza si vede proprio in questo. Contro la Roma ha giocato tutto campo perché era in campionato, contro la Roma si doveva per forza, non c'era nulla da perdere. Nella partita secca ha impostato la partita sul contropiede, e non puoi impostare la partita sul contropiede contro una squadra come l'Inter, che è organizzata in un modo incredibile, che attacca in un modo organizzato, eccetera. Non lo puoi impostare in questo modo qua. Poi l'errore non conta, perché voglio dire, povero Alessandro, voglio dire, milioni che prende, non puoi arrivare lì, stoppare e darla, cioè, a parte, è un errore clamoroso, però a parte questo è stata impostata sul contropiede. E allora qual è il problema? Non è il problema di Allegri, non è il problema della squadra, è il problema della dirigenza. Prima ho detto, c'è un bellissimo articolo, una bellissima lettera, quella lettera che scrive tutti i giorni Tardelli sul giornale, e lo dice chiaramente. Marotta ha spostato gli equilibri. Perché ha spostato gli equilibri? Perché tutto parte dalla dirigenza. La dirigenza della Juve ormai non è più in grado, ha sbagliato tutto, ha sbagliato le impostazioni, ha sbagliato con gli allenatori, ha sbagliato tutto. E allora a questo punto, l'ultimo, voglio dire, non conta niente, ma conta per esempio nell'allungamento delle trattative per il rinnovo di Dybala. Arriva bene, ma caspita, arriva dalla Ferrari dove ha fatto zero, sotto zero, lo metti lì alla Juve, non sa nulla perché non ha mai trattato squadre di calcio, eccetera, e continua Dybala stava male o stava bene? Se sta bene lo metti subito, perché Dybala è un calciatore che ha bisogno di giocare, non ha bisogno degli ultimi 10 minuti per sentirci dire che poi non è entrato in partita. Il contratto glielo rinnovi o non lo rinnovi? Se pensi che sia rotto ormai non, cioè voglio dire, tutta una serie di circostanze secondo me da addebitare a questo momento significativamente negativo della Juve solo ed esclusivamente alla dirigenza. La penso come Tardelli, l'ho detto l'ultima volta che ero qua, oggi l'ho visto scritto a Tardelli, quindi voglio dire, secondo me sposo in pieno questa tesi. Non solo società, prima parlavi anche di Allegri. Di Allegri, ma è Allegri da sempre, voglio dire. Lo possiamo dire, ma con certezza, abbiamo vinto 4-5 campionati, ma non perché la Juve era straforte, era superiore agli altri. Abbiamo vinto 5 campionati perché le altre squadre erano inferiori, ma erano proprio palesemente inferiori. Nel momento in cui si sono organizzate, scusa, l'Inter che con Conte, che insomma è arrivato Conte, come aveva fatto la Juve, è esploso, ha vinto il campionato, va via Conte, è riuscita, va via Conte, va via Lukaku, eccetera, Marotta è riuscito a ricomporre una squadra che vediamo che è veramente forte. Ha giocato alla pari con la Juve fino alla fine, ma solo per fortuna. Avremmo fatto 2 tiri, ha fatto 10-15 tiri l'Inter, voglio dire, palesemente superiore. Sarebbe stato ingiusto se avesse vinto la Juve contro quella squadra lì, no? Ecco. Quindi il discorso è proprio questo per me. Grazie Wilmer, sei arrivato proprio sul filo della prima interruzione pubblicitaria. Pochi minuti, ripartiamo ovviamente da questo argomento, rimanete con noi, Area Gol.
Rieccoci nuovamente insieme a Area Gol. Dopo questa apertura stiamo parlando della Juventus e abbiamo sentito il pensiero dell'avvocato Wilmer Perga rispetto a questo momento, rispetto alla società, rispetto ad Allegri e ovviamente dobbiamo sentire l'avvocato Paolicelli, ma tutti, anche voi ragazzi tifosi Granata, perché comunque siete tutti appassionati di calcio. Intanto vediamo questa grafica, la grafica firmata da Stefano Scavinato, il valore di un capitano, che riprende ovviamente anche il calcio d'inizio del nostro Beppe Gandolfo, anche Carlo Bonerba, che non ha lo stesso pensiero, non è sulla stessa linea dell'avvocato Perga, mentre penso, conoscendo un po' quello che è il pensiero di Paolicelli, che linea di massima tu possa essere d'accordo con Wilmer, è così? Sì, in più o parte meno. Sì, in parte sì, perché il pesce... Arrivo, solo un attimo. Roberto, Sebastiano, Andrea, io vi vedo, alzate la mano, la regia mi aiuta proprio in questo senso e li ringrazio perché... Per quando volete intervenire anche su questo, sulla Juve. Roberto, mi sembra di capire di sì. Arriviamo, state lì, grazie. Francesco. Il pesce puzza dalla testa. Ci doveva essere un'evoluzione, è giustissimo quello che ha detto Wilmer. Noi abbiamo vinto, ma io l'ho sempre detto, per 9 anni... Perché per 9 anni in Italia non c'è mai stato nessuno capace di mettersi al nostro livello. La pochezza nostra rapportata al niente degli altri ci ha fatto vincere per 9 anni consecutivamente. Gli equilibri sono cambiati col passaggio di Marotta all'Inter e non c'è stato nessuno che è riuscito a gestire il cambiamento, la trasformazione. Io non adoro Allegri, non l'ho mai adorato e sicuramente non lo adorerò mai. È anche vero che a fronte di tutto io ho 2 sensazioni. La prima è che secondo me nello spogliatoio col ritorno di Allegri qualcosa è successo, perché qualcuno non lo voleva. La seconda è che comunque in ogni caso la squadra che gli è stata presentata, rapportato a quello che poteva essere, è assolutamente inconsistente. Non può andare da nessuna parte, non ha carattere, non ha voglia. Non stiamo a prendere in considerazione di nuovo la questione di Dybala perché ha stancato. Dybala è un mezzo campioncino e tale resterà sempre. Ho sentito oggi, parrebbe che possa arrivare una proposta all'Inghilterra, Dybala che stravolge tutto, come c'è il Milan, come c'è l'Inter. Io poi lo voglio vedere questo Dybala che stravolge tutti i risultati e riesce a fare la differenza. Alla Juventus non ha mai fatto la differenza, mai. In tutti gli anni in cui è stato alla Juventus non ha fatto la differenza nelle finali, non ha fatto la differenza in campionato. Allora, la differenza l'ha fatta solo ed esclusivamente Cristiano Ronaldo. Punto. Francesco, prima di, perché vedo Carlo che e ci risiamo, scrive un telespettatore, ancora paragoni con Pirlo, ma non è facendo sempre un passo nel passato che si possono risolvere i problemi della Juventus? Chiedo all'avvocato Paolicelli, che mi sembra aver compreso non ami molto Allegri, cosa farebbe se fosse al suo posto? Sono Andrea, sono della Juve, sono stufo di sentire sempre solo a fare critiche. In cosa? Parte... Ma perché, caro Andrea? Perché Allegri, prima che andasse via, non l'abbiamo criticato tutti quanti? Anche se vinceva, Allegri è stato mandato via perché la Juventus non aveva gioco. È stato preso un allenatore, seppur di seconda scelta, perché era colui il quale a Napoli aveva fatto giocare una squadra. Perciò non è che ci stiamo inventando niente. Cerchiamo... Posso dire solo una cosa? Ronaldo, le ultime dichiarazioni di Ronaldo. Lui sarebbe rimasto alla Juve se l'allenatore della Juve fosse stato Gasperini.
ha detto oggi. Gasperini è probabilmente l'allenatore che Ronaldo avrebbe voluto la Juventus, quello con cui sarebbe rimasto anche un quarto anno. Poteva dare l'Atalanta. Quindi, a fronte di tutto, è vero che Ronaldo se n'è andato perché è arrivato Allegri. Ragazzi, un attimo, perché mi fa piacere che... guarda, so che... Arrivo, Sergio, perché c'è la nessuno, voce. Clara. Dai. Allora, da dove parto? Parto da Vilmerino. No, se e sei allora. Un giornalista devi essere super parte, devi riferire notizie e non prenderne nessuna per te. E lui è un giornalista tifoso della Roma. Un giornalista partigiano o fai il tifoso? Se fai il tifoso, no, in modo che la gente lo sappia. Ragazzi, calma. In modo che la gente lo sappia, perché pensa che tu... Parli da tifoso adesso o da giornalista? No, parlo da opinionista, da commentatore, da uno che ha sempre scritto le partite di calcio e che magari qualcosina ne sa, Vilmerino. Sì, no, non c'è, ma tutti quelli che parlano, perché gli altri che parlano non sanno niente. No, no, devi dire però, come. Posso avere un'opinione diversa da tua? Tifoso o no? Posso avere un'opinione diversa da tua, sì. No, sì, tifoso, allora. Orientato o no? Tifoso... Ma non tifoso, no, faccio giornalista, sono giornalista. Giornalista orientato o no? Lì c'è Oriente. No, voglio no, dire. Mi avvicino io, così si orienta. Sì, no, non sei orientato. Cioè, quindi voglio dire. Mi fai parlare, per favore. È un giudizio obiettivo. Vi prego, non... No, no, voglio capire se è un giudizio obiettivo o no. È la mia opinione, non è obiettiva, non è nessuna opinione. La tua opinione, tu tifi per qualche squadra? Sì, sì. Io tifo per la Juve, ma... Bene, allora, tua opinione di tifoso della Juve, chiarito. No, non è tifoso della Juve, di conoscitore di calcio, punto. Andiamo, però diciamo la tua opinione. Allora, no, è che Criti. Allora, adesso se parliamo di Supercoppa, Juve Inter, l'Inter attualmente più forte della Juve, quindi è normale che abbia vinto. Ricordo solo anche le molte defezioni che c'erano, perché paragonare una Juve con mezza squadra fuori all'Inter attuale con tutti i giocatori praticamente disponibili mi sembra ingiurioso. E quindi secondo me Allegri su questa partita in particolare non ha tutte queste colpe che gli ha attribuito Wilmer. Poi siamo in chiaro sulla dirigenza, posso essere d'accordo che negli ultimi anni si siano fatti degli errori, questo vedrà Agnelli, però anche criticare ad esempio Agnelli come presidente mi sembra ingiusto, perché comunque in 11 anni ha vinto 9 scudetti. Ricordiamoci dove era la Juventus quando l'ha ripresa in mano Agnelli nel 2006. Ma in mano Conte, ti sbagli, quando solo l'ha ripresa in mano chi Agnelli, giocava era Conte che l'ha ripresa in mano, ha fatto giocare Conte, non i giocatori l'ha presa Agnelli l'ha pagato, la dirigenza l'ha presa Marotta, l'ha presa la dirigenza. Beh, che aveva. E per quel che riguarda Dybala non sono d'accordo con Francesco, perché è ultimi due anni, è vero, cioè l'ultimo anno diciamo con Pirlo non ha assolutamente reso, con Sarri è stato il miglior giocatore della Serie A pur essendoci Ronaldo presente, quindi secondo me la Juventus dovrebbe anche ripartire da Dybala. E queste voci di mercato, ne volevo parlare dopo l'extra time, che vogliono, cioè c'è Marotta che sta facendo un'azione di disturbo, mi preoccupano abbastanza. Sono d'accordo con te su questa parte. Allora, siccome sono in tanti che vogliono intervenire, sia Sergio Rodda e Roberto Codebò, vorrei sentire anche Claudio, l'avvocato Foti, Carlo. Ma premesso che a me non piace parlare della Juventus, però qualche parola bisogna anche dirla. Intanto io non credo mai ai cavalli di ritorno, quindi abbiate pazienza, per il ritorno di Allegri per me non aveva nessun senso logico. Poi, se ci vogliamo rifare alla Cabala, direi che dopo anni di vittorie, di trofei, di campionati vinti, era quasi inevitabile che il gioco non si potesse ripetere in eterno, quindi non ci dobbiamo stupire più di tanto. Sicuramente è una squadra senza anima. Diciamo che non ha gioco, è vero, non ha un leader. E non può essere Dybala, sul quale non riesco a capire perché si vuole sempre puntare. Non si può puntare su un giocatore che è part-time. Poi lì anche la dirigenza, che si chiama Juventus, possibile che in due anni non abbia ancora chiuso il rapporto economico con Dybala? Mi sembra incredibile. In altri tempi o ci stai o hai a camminare. Quindi devo dire che poi tutto sommato... Oggi leggevo sulla Gazzetta, mi pare, Massimo Di Mauro che diceva non si deve cercare un numero 9, bisogna cercare un regista, un Pirlo della situazione, uno che sta in centrocampo e smista le palle, perché il Morata molto spesso è indietro, è in difesa, va a prendersi le palle, poi galoppa e poi in un contrasto magari perde la palla. Quindi anche lì non riesco a capire questo fatto che questa squadra non debba uscire da questo impasse. Certo che è lunga, ma non è l'allenatore che può farla uscire,
da questa situazione Allegri, perché ragionare un anno, due, non è da Juventus, e poi comunque ha delle situazioni anche, abbia, ha due senatori che ormai sono prossimi alla pensione, non si può puntare su di loro. E oltretutto cercare un leader che riesca a inserirsi autorevolmente nella squadra è molto difficile. Un conto era Ronaldo, con quel suo pedigree poteva anche comandare il gioco e essere l'uomo squadra, ma non so chi altro può essere in questa situazione. Ok. Di chi è la colpa? Io credo che la dirigenza abbia molta colpa. Devo dire che la battuta di Commisso oggi che ha fatto sulla perdita dei, cioè, ha una sua ragione, e questo non può essere che riferito a una dirigenza, a una proprietà che non deve certamente aver gestito molto bene le cose, perché i deficit che ha prodotto vanno, avrebbero dovuto essere recuperati attraverso il signor Ronaldo, ma non sono stati recuperati perché la perde colossale. È in deficit costante, perde tutti gli anni. È perso. Allora, bisogna rifondare la dirigenza, non si può rifondare la proprietà, bisogna rifondare la squadra. Cioè, avete un bel compito voi juventini da assolvere. Ma poi giocasse allora, bene. Roberto Codebò. Gioca bene. Che ma, hai diciamo alzato che la mano. Sì, no, volevo notare. Sei comodo, Roberto? Parte... Roby, sei comodo? Sì, però... Sì, perché qui c'è un problema di telecamera. Si è stravaccato. Che... No, c'è la telecamera che va giù. Condividiamo anche questi momenti. Del resto, ormai ci siamo... Va bene. Ti invidiamo anche un po'. Scusate. Dai, no, dai, stavo scherzando. Grazie. Stai come... Preferirei essere lì con voi, altro che invidiato. Comunque... Hai ragione. Che esiste, appunto... A parte che esiste una fisiologia dei cicli, cioè 9 scudetti di seguito sono il male degli altri e non il bene della squadra che vince. E poi bisogna tenere conto del rapporto fra il denaro e il calcio. Cioè una volta i soldi servivano per comprare i giocatori, adesso i giocatori servono per fare i soldi, e comunque la scelta di comprare o di mantenere un giocatore spesso è effettuata con criteri più finanziari che sportivi. La plusvalenza, il bilancio, lo sponsor, il merchandising. Insomma, quando la Juve si allenava al combi, certe cose non succedevano. Adesso diciamo che si tende ad astrarre un po' dal fatto, parlo di Dybala naturalmente, il quale tra l'altro è stupendo da vedere per 8 minuti, solo che mancano sempre gli altri 82. Per cui in effetti forse bisognerebbe essere un po' più concreti in casa bianconera, ma non è facile. Sebastiano, ci sei, vero? Sì. Sebastiano? Ci sono. Anche tu, come sì, Sergio sì. Rodda, lo so che non ami forse tanto parlare della Juve. Sì, ma... No, io ne parlo volentieri. Ne parlo volentieri anche perché le ultime due partite che abbiamo visto, sia quella della Roma... e sia anche la partita con la Juve, ha fatto due partite strepitose, se vogliamo dirlo. È andata poi come è andata perché ha perso all'ultimo minuto, ma non che non abbia giocato. Chiunque avrebbe dato non so che cosa per vedere una partita del genere, una partita giocata come si deve. La Juve ha giocato una grande partita anche con, non solo con la Roma, anche con l'Inter. C'è un episodio, può succedere, ha cambiato situazione. Anche se l'Inter durante tutta la partita aveva meritato molto di più della Juve, ma la Juve ha fatto la sua partita. Inoltre lamentarsi sempre. Cioè, e questa squadra è partita male, ma sta recuperando alla grande. Non lamentatevi sempre. Lascia perdere Dybala, nessuno... Dybala fa quello che può, ma fa quello che può, salvando tantissime volte, caro Francesco, la situazione di questa squadra. E l'ha salvata più di una volta, no? Come dici tu, che non è mai stato determinante. È stato sempre determinante quando è entrato in campo, a prescindere dagli infortuni che tu hai visto il campionato della Juventus femminile. Non si possono gestire diversamente. L'ho visto su telecupole. Ma che non si può essere sempre negativi così, ma... Che campionato ho visto? Guarda,
vedo quello che vedo, ma vedo anche la gente che gioca, Francesco, vedo le cose, i valori in campo si vedono. Poi tu, il fatto che sei proprio negativista nei confronti sia di Allegri che di Dybala da sempre, e va bene, accettiamo anche la tua posizione, ci manca, però le critiche il, si devono fermare a un problema, certo livello. Il problema, caro Sebastiano, è che io non sono un ipocrita, è diverso, e molti juventini devono essere coerenti, perché l'80% degli juventini, quando Allegri è stato cacciato, non lo sopportavano, perché non c'era un gioco, perché Allegri vinceva come fa adesso, quando vince, escluso la Roma, che non si sa che cosa sia successo, vince 1-0 e si chiude. Questa è la Juve, sì, di Allegri, ed è sempre stata la Juve di Allegri anche in tutti gli anni in cui ha vinto gli scudetti, quando aveva squadra. Però porta i risultati, Francesco, porta i risultati, porta alla fine, risultato, il risultato, ma il risultato stufa dopo un po', perché io voglio vedere del gioco, voglio divertirmi. Allegri per avere un allenatore che facesse bel gioco, cioè, e non solo non ti agitare, Francesco, che poi ci preoccupiamo. Claudio Vittino. No. Io voglio dire che quando vedo quelli della Juve agitati e delusi sono contento, certo. No, parto ma di lì. Ma vinceva sempre 1-0. Scusi, avvocato, scusi, volevo dire che quando vi vedo agitati Vittino e delusi io un po' sono contento. Però nella formazione contro l'Inter mancavano metà Juve, Cuadrado e Chiesa, punto. Quadrado è un gioco. Ma quei due lì, secondo me, sono... Io quando vedo giocare Kulusevski, dico chi è questo qua? Perché quello che era del Parma era un'altra persona. E certo. No? E Arthur. Arthur mi ricorda il maggiordomo del film. Cioè, toccherà 1000 palloni ma non serve a niente. E quindi io sposo l'idea che qualche giocatore è stato preso per le minusvalenze, plusvalenze, cambio piani, eccetera, eccetera. Ma poi alla fine quella roba lì viene a boomerang, no? Sì, ma lo puoi fare su Arthur. E però... Su tutti gli altri, Kulusevski, Chiesa e quant'altro. Anche Bernardeschi. Non lo puoi fare. Bernardeschi, anche Bernardeschi. Adesso sembra che sia rinato. No, no. Ma ci può stare, ma va anche bene, capisci? Però tu non manca puoi. Manca l'anima. L'anno, io vorrei rammentare a tutti quanti che Ronaldo è stato applaudito allo Juventus Stadium perché ha fatto una mega rovesciata nel momento in cui De Sciglio se lo stava guardando. E De Sciglio è di nuovo in campo con la Juventus. Non è concepibile, capisci? Che tu lo mandi via in Francia in prestito quasi gratuito per togliertelo e poi lo fai rientrare perché rientra l'allenatore che lo ama. Avvocato Fonti. Ma non è concepibile. Avvocato Fonti. È la legge del contrappasso quella lì. Hanno mandato via Allegri e gli è tornato il boomerang. Non ti arrabbiare. Ma un boomerang è ritornato. Sta giocando con centrale Rugani. Ma ci stiamo fermati, però. Venduto tre o quattro volte, poi nessuno l'ha preso. Nessuno fa giocare. Carlo Pesce, direttore. Ma io penso che comunque do molta ragione a lui, perché io trovo a Claudio Vittino. Sì, perché trovo che Cuadrado sia il giocatore più importante di questa squadra qua. Perché per mille motivi, per mille situazioni anche di gioco, però è un giocatore che e noi è e nel derby ce ne siamo accorti parecchie volte nel assolutamente derby. Sì, è insostituibile. Poi il problema di uomini esiste, perché chiaramente esiste il problema di uomini, di dirigenza, chiaro che si arriva a un certo punto, mi unisco a quel che ha detto lui, che il cerchio si chiude, no? E quindi bisogna per forza ripartire. Non è ripartendo così che secondo me la Juventus potrà avere delle situazioni positive nei prossimi anni, credo, poi però sicuramente a livello tecnico tattico il giocatore che forse è mancato l'altra sera e altre partite è Cuadrado. Poi chiaro che l'Inter ha fatto una partita, cioè credo, avvocato, arrivo da voi, ma volevo sentire anche Andrea Piazzolla su questo. Andrea, dove me l'avete messo? Andrea, dove è andato? C'è, eccolo lì, sono qua. Allora, no, beh, che la Juve sia inconsistente penso sia sotto gli occhi di tutti. Comunque è d'inizio della stagione che si continua a parlare di questo campionato assolutamente non esaltante, ma lo si evince anche dalla classifica, quindi anche dai punti ottenuti fino adesso.
e dalle prestazioni che sta facendo vedere. È chiaro che non si può risolvere la situazione di partita in partita e nel corso di questa stagione la vedo abbastanza dura che si possa riprendere da qua alla fine del campionato. Punto. Insomma, capisco che sei un po' triste, Andrea, però così mi sembra esagerato. Io ricordo che comunque la Juventus si è qualificata prima nel girone Champions, è agli ottavi di finale di Champions League, quindi comunque pur in una stagione tragica come quella attuale ci sono comunque dei dati positivi e sta crescendo. Io sono d'accordo con quello che diceva Sebastiano, comunque è una squadra in crescita. Forse riusciamo a raggiungere il quarto posto perché quello è l'obiettivo. Però voglio dire, l'anno scorso è arrivata quarta all'ultimo minuto dell'ultima partita con Cristiano Ronaldo che ha fatto 35 gol, anzi forse 40 con la Champions. Quest'anno che non c'è Cristiano Ronaldo. Secondo me non è giusto averci ancora Allegri e sono d'accordo anche quanto diceva Francesco prima, che lo spogliatoio non voleva Allegri, non è affatto vero, forse a parte Ronaldo, ma Ronaldo tanto alla fine dove va lui l'allenatore non gli piace mai nessun allenatore, perché lui vorrebbe allenatori che giocano 10 punte. E infatti Kulusevski sta giocando benissimo. Infatti siamo al livello in cui lui è riuscito a rimettere dentro i suoi pupilli, Rugani, De Sciglio, lascia Pellegrini fuori, che stava rigiocando. L'ha rimesso perché c'era mezza squadra squalificata e mezza rotta. Cosa vuol dire? Ma non puoi giocare con Rugani dietro. Ma chi metti difesa? Ma io avrei messo Chiellini, avrei giocato con un centrocampista al suo posto. Locatelli con la Roma, Locatelli faceva il difensore centrale. Ma guarda che Rugani l'altra sera cosa ha sbagliato, fammi capire. Per uno che non gioca mai non ha fatto una buona partita. Infatti Sanchez lo stavo marcando io, mica Rugani lo stavo marcando. Se noi ci togliamo dall'aspetto della Juve e la guardiamo come azienda, hai iniziato un progetto l'anno scorso e hai detto che facevi un progetto. Dopo un anno lo cambi, c'è qualcosa che non va. Punto. Togliamoci dalla Juve che ci può... Far venire il mal di stomaco. Perché poi il senso è quello, no? Io voglio ripartire da che cosa? Voglio ripartire da un allenatore giovane. Voglio ripartire dai giovani. Beh, la squadra io è più giovane. Cosa faccio? Caccio l'allenatore e i giovani li lascio in panchina. Perché è quello che sta facendo. Prendi fiato, Francesco. Un po' di confusione. Prendi fiato. Avvocato, se vuole dire la sua, Avvocato Foti, sulla Juventus. No. Noi non vediamo l'ora. Tra poco inizieremo a parlare del Torino, quindi tiene tutto per dopo, per il Toro. State chiacchierando da un'ora. No, sulla Juve un po' meno. Preparati Paolo, perché leggiamo... Dovrei essere indignato, ma sono forse ancor più sorpreso che anziché parlare di Torino 4, Fiorentina 0... Parliamo di una squadretta provinciale che Avvocato, allora, criticare Allegri in questo momento credo sia ingeneroso. Il vero problema sta nella dirigenza. Quello che preoccupa è l'immobilismo imperante, dice il tifoso Ezio, che salutiamo. Andiamo avanti con altri tifosi. Allora, Raffaele ci scrive: in Supercoppa la Juve non ha giocato male, vista la formazione scesa in campo ha dimostrato carattere rimanendo in partita fino allo scempio di Alex Sandro. Bisogna aspettare le prossime partite con la consapevolezza che l'unico vero obiettivo resta un misero quarto posto. Andrea ci scrive: partiamo dal fondo, la Juve è una primavera e un under 23 che non viene sfruttata, i talent scout non hanno fatto venire nessuno in prima squadra, un presidente che dà 9 milioni a stagione ad un suo amico che mette la squadra in campo in modo discutibile, una rosa mediocre e una dirigenza quantomeno pittoresca. Carlo ci scrive: la fortuna ci ha aiutati contro la Roma e ci ha voltato le spalle in Supercoppa. Quando perdi dopo 120 minuti a causa di un grave errore individuale, direi che in primis la colpa è di Alessandro. Senza il suo errore avremmo calciato i rigori, magari vinto e si parlerebbe della riconsacrazione ufficiale bianconera. Sandro: perché invocare la sfortuna quando sono molto evidenti i motivi per i quali la Juve quest'anno non riesce a decollare? Le colpe sono esclusivamente di Allegri e di chi lo ha rimesso sulla panchina bianconera. Infine, Checco ci scrive: io direi tutte e tre, praticamente la sfortuna di avere riaffidato la squadra ad Allegri. Questo è riferito alla sfortuna, Allegri e squadra. Grazie Paolo, sono arrivati tantissimi, stanno arrivando tantissimi messaggi anche sul caso
Bonucci, un nostro telespettatore, Alessandro da Stresa, proprio, è partito proprio così. Caso Bonucci, buonasera Clara. Oltre al calcio giocato, mi appassiona anche tutto quello che accade intorno ad una partita. E mi piacerebbe conoscere l'opinione dei tifosi in studio relativamente al comportamento di Bonucci alla fine della partita di Supercoppa. Certo, lui non avrebbe dovuto, ma anche il dirigente nerazzurro non è stato da meno. Perché provocare in un momento così? Appunto, Alessandro da Stresa, non è finita. Ciao Clara, sono Marco e tifo per la Roma, ma mercoledì ho seguito con interesse la partita di Supercoppa, pur comprendendo la reazione, ma non giustificandola, di Bonucci ad una provocazione, mi chiedo perché non abbia chiesto scusa a tutti i tifosi per il gesto. E, scusate, cosa che dovrebbe fare anche il dirigente dell'Inter e la società tutta. Che cosa ne pensate? PS, era tanto che non vedevo un PS. Ho apprezzato molto l'atteggiamento di Giorgio Chiellini. Certo. Cosa ti Scusa, è stato provocato, ma non provocato. Non ha solo esultato il dirigente dell'Inter, ha esultato denigrando e l'altro ha reagito. Mi sembra una cosa assolutamente normale. E tant'è che è stato punito e ha pagato 10.000 euro, 10.000 euro di multa. 10.000 euro di multa. Che è una cifra multa considerevole, perché sai, è uno che guadagna 7.000 euro, tantissimo. Non è stato nemmeno squalificato. Chiedere scusa. Voglio dire, per esempio, il web si è scatenato e moltissimi tifosi, ma anche bianconeri, hanno dato, come dire, addosso, no, all'atteggiamento di Bonucci. Poi, parlando invece con tifosi di altre squadre, ma con amici della Juve, in molti mi hanno detto: sì, però va tutto bene, ma tu, dirigente, segretario dell'Inter, perché provi che in un momento così di tensione, cioè, puoi evitare la frase entra adesso, ma provoca poi l'atteggiamento, per carità, provoca un tuo pari, provoca un tuo collega, cioè un dirigente che provoca il capitano dell'altra squadra, dicendo, cioè, veramente c'è sproporzione tra l'offesa e la difesa. Anche quello, scusate, perché io ho guardato, poi quando ha fatto il gol l'ho spento, non me ne è più fregato niente. Quindi l'hai visto poi in un secondo momento. L'ho visto in un secondo momento. Però scusatemi. Non so se hanno colto a casa, ma Claudio Bittino ha detto: quindi hai perso i rigori. È molta spontanea, dai. Comunque, al 118esimo. Devono farsene una ragione. La Juventus è diventata una squadra normale. Come devono farsene una ragione i tifosi. Allora, al 118esimo. Scusami, Clara. Al 118esimo la palla esce fuori dal campo. Al 118esimo. Fallo entrare, no? Sintesi, perché abbiamo la pubblicità. Ma perché non lo fai entrare? Ma dimmi tu, non sarebbe, ma sei lì. Non avrebbe più potuto con la pettorina. Non riusciva più, sarebbe più riuscito a entrare. Ma perché non lo fai entrare se è uscita la anche palla? Anche se non avesse segnato. Non riuscivo. Io non riesco a capire. Quando hai la palla lì la butti fuori. E cerchiamo di capire. Esce lui, entra lui. Esce Rugani. Alessandro, probabilmente, se sbaglia quel pallone, c'è Bonucci. È chiaro. Perché poesia aspettare? Io non l'ho capito, scusatemi. No, guarda che Bonucci non sta bene fisicamente. Ragazzi, c'è la pubblicità. Ma era due minuti. Ma ho capito, ma se uno non sta bene, fa entrare Francesco. Carlo, Francesco, c'è la pubblicità, chiudo. Su Bonucci ancora un messaggio. Buonasera Clara, ma davvero tutti sono contro Leo Bonucci? Ma solo lui è arrogante, presuntuoso, maleducato, caffone. Questo è quello che ho letto su molti social. Se ha concluso così, ma solo lui. Ah no, prosegue. Ma il segretario dell'Inter, parliamone. Lucio da Ivrea. Ecco, guarda, mancava un pezzo. È quello cinese o quello italiano? Cioè, il segretario quale? Cinese? C'è la pubblicità. Ci vediamo fra un po'. Ma mi faccia il segretario. E voilà, questa grafica ci fa capire che stiamo per entrare in casa Granata. Trovata la cura?
punto di domanda, sempre firmata da Stefano Schiavinato. Abbiamo però ancora... Wimmer, ce ne andiamo. Però scusate, guardate com'è carino. Scusate, la fa rivedere Maurizio. Mi piace molto Juric vestito da medico. Molto, molto carino. Allora, ragazzi, abbiamo ancora meno di un'ora di trasmissione e ancora tantissime rubriche della nostra trasmissione e tantissime cose delle sì, quali... Non ci fa venire l'ansia, parlare. Su, andiamo avanti. Quale ansia? L'ansia ci della fa cura? Venire. Sì, sì, sì. Della cura. Caro Paolo, perché? Hai voglia di ricordare, che lo sai così bene, a memoria, il numero al quale bisogna mandare i messaggi WhatsApp? 334 26 36 889. E vai, bravo! Non ha abbassato lo sguardo. No, come no? No, neanche una volta. Aveva anche il braccio sopra. No, non ha abbassato lo sguardo. Ma lei, state scherzando, davvero? Adesso che io griderei. Ma tu, cara, non hai visto lo schermo del computer. Dopo due anni. No, no. Allora, prima di andare dal nostro Andrea Piazzolla per la prima parte di Area Sport, e poi anche la. Il calcio d'inizio relativo al toro del nostro Beppe Gandolfo, Roberto Codebò. Pronti? Via! Spavento. Allora, andiamo a mettere in grid. Come sempre, quando tu sei in trasmissione, c'è la poesia che viene preparata, fresca, preparata in base agli ospiti, ai temi trattati, insomma, al sentimento che tu percepisci della puntata, vero? Assolutamente sì. E noi questa sera lo dedichiamo a un ospite particolare che ci porta in studio, ne parleremo nella seconda parte, la versione più pura dello sport, alla quale io voglio fare appello per toglierci dalle peste di tutti questi problemi di politica e di finanza tra Djokovic e Dybala. Vai! Allora, avevo tessuto le lodi degli australiani ed ecco sorgere altri pasticci immani, o mondo dello sport. Veramente troppo raro il caso in cui il campo conti più del denaro e la salute conti un po' più della finanza, che in queste storie mena sempre ogni danza. Credevamo che dagli antipodi venisse un buon esempio e invece guardate in questi giorni che scempio. Stato contro sport, governo contro magistratura ed ecco che la lotta si fa sempre più dura. Djokovic che si allena, inserito nel tabellone, ma lunedì sarà in campo il tennis peggio del pallone. Tra i due litiganti, dicono, il terzo gode. E mentre ogni cuore bianco-nero lentamente si rode, adesso vi propongo come allentare questa tensione. Questa sera abbiamo Vittino, che ci può illuminare, e per un attimo alle bocce ci vogliamo dedicare. Basta con i ricorsi, basta con le plusvalenze, e basta credere che le bocce siano per grigie eminenze. Io ci giocavo da ragazzino. Veramente rilassante e soprattutto in mezzo a ste polemiche veramente purificante. Quindi lancerò un urlo che sa di liberazione, anche un po' di polemica in questa situazione. Da Flinders Park allo Juve Stadium e dalla sera al mattino un solo grido di passione. Vittino, tacca il balin! Bravo! Bravo Roberto! Bravo, bravo Roberto, complimenti, anche perché come dicevo prima, cioè lui veramente le scrive sì, durante, mentre ci segue, mentre... Ha veramente una predisposizione. Sì, complimenti. Allora, tra poco si parla di Juve, ma tu sei pronto, vero Andrea, per la prima parte di Area Sport? Sicuramente sì. Prontissimo. Allora via, però prima la sigla. Che arriva, di sicuro. Grazie.
Grazie Clara, attualmente la Serie A di calcio a 5 è in pausa e lo sarà fino a domenica 13 febbraio per la sosta invernale, una sosta fondamentale che non potrà che far bene ragazzi della L84 dopo gli ultimi risultati deludenti in campionato, tra cui l'8-3 subito in casa contro l'ultima in classifica, la Lido di Ostia. In pausa anche le ragazze della L84 Women, che però questo weekend scenderanno in campo per giocare la Coppa Italia Final Four regionale. Chi invece vanno avanti sono i campionati di calcio 5, Serie A2 e Serie B. Vediamo quindi insieme i risultati dell'ultima giornata di campionato, perché la LD Fossano purtroppo perde in casa 6-2 contro la prima in classifica della Saviotesta Mantova, mentre vince un importante successo fuori casa per la Osta Calcio, che vince 4-2 fuori casa contro l'Arzignano. In Serie B invece perde fuori casa la Vissiso Asti per 6-3, mentre vince il Futsal di Nizza 6-2 contro la Mediterranea C5, mentre invece riposa l'Orange di Asti. Andiamo adesso a vedere la classifica della Serie A2, che ci fa vedere come la LD Fossano, nonostante la sconfitta contro la prima in classifica, rimane sempre in zona playoff, al quarto posto in classifica a pari punti con 20 punti, mentre la Osta Calcio, come detto, fondamentale la vittoria perché si porta sempre più vicino fuori dalla zona playout, attualmente è decima in classifica a 13 punti. Mentre andando a vedere la classifica della Serie B possiamo vedere le squadre piemontesi come sono messe attualmente in classifica. La Orange Futsal di Asti, nonostante il riposo di questa settimana, rimane al secondo posto in classifica, 4 punti dalla vetta. Bene anche il Nizza, 20 punti in zona e sempre playoff, mentre si toglie dalla zona playoff la Vissisola, complici gli ultimi risultati in campionato, troppe sconfitte e pareggi che hanno portato la Vissisola a 15 punti. Settimana prossima vedremo i prossimi impegni. Ci vediamo dopo per la seconda parte. A te Clara. Perfetto, grazie Andrea, grazie mille. Allora, ad Andrea Piazzolla, non è quello della storia di Gina Lollobrigida, glielo dico di nuovo. Che fine ha fatto l'84? Andrea. L'84 adesso è in Serie A. È in Serie A, il campionato, è, glielo ricordiamo. È il massimo campionato di calcio 5. No, ma lui lo sa. Spiegagli perché non c'è, che non ha sentito. Non ha seguito, non si stava facendo la manicure. Attento, avvocato, l'abbiamo colta in fallo, porca miseraccia. Lei non è stato attento all'inizio. Vuoi ripeterglielo tu? Andrea, non le fai a me. Aspetta un attimo, Francesco. No, scusa, lui, tu prima di fare le domande le fai a me tramite WhatsApp e io ti do conferma se poterle fare o meno. Prendimi e dottola. No, no, glielo facciamo dire. No, facciamo dire. Più nella due. Avvocato. Andrea, fai un attimo il punto sulla posizione dell'L84, ma 30 secondi, vai. L'84 in classifica rimane sempre in zona playout dopo la sconfitta del 28 dicembre, ma ritornerà in campo il 13 febbraio, quindi c'è una sosta molto lunga nella Serie A di calcio 5. Serie A. Abbiamo capito. Perfetto. Grazie Andrea. Grazie mille. È il bello della diretta anche questo. Ma dov'era prima? Dov'era prima, avvocato? Si stava facendo la manicure. Niente, lui continua a fare. Mi piacerebbe però fare un attimo di pausa, sorridere un momento. Lo facciamo insieme ai meme che sono stati selezionati e preparati dal nostro Paolo Oriente. Tu sei pronto, Paolo? Prontissimo. E la regia anche, sigla e il momento social. Tanti meme simpatici. Eccoci qua, prontissimi con i meme della settimana. Là. Ma vedi quella lucina, guarda quello sì, ragazzo. Ce la puoi fare. Hanno fatto i gesti anche. La camera 2, guarda la 2. Questi sono i meme in diretta. Andiamo. Allora, questa è un'esclusiva che abbiamo avuto solo noi di Area Gol. Una foto che è arrivata direttamente dalla mamma di Djokovic, che ha ragione. Nole è prigioniero un albergo sporco e pieno di insetti. Lui è col classico ciapamusche che li sta ammazzando. La nuova variante australiana, Novak Djokovic. Qui abbiamo provato a fare una fotocronaca delle espressioni degli allenatori durante le partite. Quindi Roma-Juventus, ci sono questi due allenatori che hanno spesso delle espressioni buffe
quindi c'è Mourinho sul primo gol, Allegri che pareggia felice, Mkhitaryan il 2-1, il 3-1 già faceva le tre dita a Mourinho, poi Allegri un'escalation di facce fino al godimento totale del 4-3. Non me ne voglia Allegri, ma è veramente buffo. E beh, proprio il godimento sul quale lo vedi proprio che arriva. E invece abbiamo visto in casa Granata come le espressioni che ha Juric sull'1-0 di Singo, sul 2-0 di Brecalo, sul 3-0 di Brecalo e sul 4-0 di Sanabria, la stessa espressione di gioia di Gaudio, praticamente sempre uguale. Qua quando ti scappa e cerchi il posto appartato ma trovi la diretta Sky, è successo in diretta che c'era un signore che ha cercato una stradina isolata per fare i propri bisogni, ma c'era Sky in diretta e le telecamere pronte. Oh, finalmente una premio, una competizione vinta dalla Juventus, la Supercoppa. La Juve porta a casa la Supercoppa all'ultimo secondo dei tempi supplementari. La bocca. Qui ci siamo ispirati al Fantozzi. Fantozzi che rompe il vetro e butta e fa: scusi, è già entrato Bonucci? E Bonucci è lì che aspetta. Una famosa pubblicità, quando al 121esimo minuto non ci vedi più dalla fame. Qui Alessandro probabilmente ha avuto la mente annebbiata dalla fame e perso quello. Cedimento. Questo è una cosa buffa. Voivoda che gioisce prima del gol, quindi quando tutta la squadra è collegata con Dazon, invece Voivoda a Sky e vede la partita con qualche secondo di anticipo. Voivoda ha già le braccia alzate. Quando il concetto di fino alla fine viene talmente preso sul serio che prendi gol un minuto dopo la fine, quindi qua hanno onorato la scritta fino alla fine gli amici bianconeri, la leggenda narra che Bonucci sia ancora a bordo campo, che aspetta di entrare, infatti ieri volevano forse spostare la partita del Milan, e questa è una foto personale di una partita a calcetto, quando dopo le feste sì, ti invitano a giocare a pallone e tu accetti perché sono già due giorni che è iniziato la dieta. Questa foto qua è fatta su di te, Paolo. Quando ero più magro, adesso ho preso un po' di peso. Grazie, bravo. Grazie. Paolo, molto 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 carino. Grazie. Allora, mentre entriamo chiediamo alla regia di preparare la seconda parte del calcio di inizio di Beppe Gandolfo dedicato al Torino, Carlo, abbiamo detto in apertura, grande successo dell'Alpignano con l'Under 19, ha partecipato al torneo organizzato dal Lucento Caduti di Superga e lo avete vinto. Mm. Ci riassumi un attimo questa partecipazione, diciamo un torneo peraltro storico. Tante, tra l'altro nei giovanissimi ci sono poi le fasi finali, si chiama poi Tappari, dove ci sono, infatti la finale è stata Torino-Provercelli. Abbiamo anche la squadra al completo, vero Maurizio che mi mandi il, eccoli qua. Sì, diciamo che è un torneo che da Granata vincere il torneo Caduti di Superga ed è quello che è una tu bella hai... roba. Esatto, cioè, tifoso Granata, da direttore sportivo, vincere poi proprio questo torneo. E vediamo anche l'altra, se insieme al, eccolo qua, al mister, sì. Raffaele, che è un cognome che rischio di sbagliare, La Picirella, ecco. Che è un allenatore che io dove posso me lo porto con me, perché so come lavora, è attento su certe cose, ha fatto bene. Fatto 10 anni a Borgaro e non stai 10 anni a Borgaro se non sei bravo. E quindi ha già fatto una cosa importante con me all'Ascaris, salvando una squadra che aveva 0 punti dopo 9 giornate e è riuscito a vincere i play-out. Quindi è un allenatore di cui io mi fido ciecamente, come anche l'allenatore della prima squadra. Cioè, quindi... Vuoi ricordare il... Berta, Roberto Berta. È giusto anche dire i loro nomi. Beh, complimenti anche al lavoro che hai fatto tu, ovviamente, bravi ragazzi, ancora complimenti per bravi questo ragazzi, oltretutto successo. In un momento molto difficile, un momento sociale molto difficile, perché abbiamo fatto un torneo, inizialmente ha detto beh, prendiamo questo torneo, magari giocano quelli che giocano di meno, però siamo stati quasi obbligati perché avevamo un sacco di positivi, quindi siamo andati a giocare la finale con 13 giocatori. E mi dicevi prima, durante una pausa, che pensi di non riprendere immediatamente, ma di aspettare di cominciare i... Noi continuiamo a muoverci, a fare allenamento, cerchiamo di fare le partite tra noi per evitare di andare in giro. Certo. E non credo che comincino il 30 gennaio come è stato definito, deciso dalla Lega. Credo che se va tutto bene cominciamo a metà febbraio campionato. Di aspettare se va tutto un bene. Attimino di più. Ogni giorno viviamo
una realtà diversa dal giorno prima, quindi diventa difficile. Realtà diverse, lui, situazioni diverse e regole diverse. Mi diceva lui che al bimbo che gioca da noi, che erano in tre allenamento oggi. Ah, addirittura. Quindi. Cioè, diventa difficile. Grazie, siamo pronti per il calcio d'inizio, siamo pronti anche per parlare del Torino e so che anche voi tifosi juventini siete sempre attenti anche verso i colori granata. Sigla e Beppe Gandolfo. Ed eccoci in casa Toro. Che goduria, che feste, che striscioni, che momento di estasi pura. Ho letto delle cose scritte anche da Paolo Oriente sui social. Veramente, ormai siamo in Europa, siamo davvero incontenibili. 4-0 la Fiorentina, la squadra più in forma del campionato. Calma, 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 calma. Soltanto 15 giorni fa, 20 giorni fa, eravamo a fasciarci la testa, il Toro di nuovo era afflitto dei soliti mali, dei soliti problemi. Adesso d'improvviso sono diventati tutti fenomeni, sono dei campioni. Probabilmente la risposta sta come sempre nel mezzo. Certo, la prestazione con la Fiorentina è stata straordinaria. Schiacciata la Viola in tutti i sensi, sulle prime palle, sulle sue seconde palle, in fase realizzativa. Il giovanissimo portiere Gemello, e complimenti alla sua prestazione e a chi l'ha preparato, l'ha costruito. È un giovane cresciuto al Philadelphia, non ha praticamente dovuto fare nemmeno una parata. Di fronte c'era il capocannoniere del campionato, Vlahovic. Però poi quando si va in trasferta sono problemi, sempre. Se si guardasse soltanto la classifica delle partite in casa, si direbbe che il Torino, sì, non si direbbe, è il Torino secondo in classifica per punti realizzati fra le mura domestiche al Grande Torino. Se si guarda in trasferta, si è al penultimo posto. E allora certo, bisogna migliorare le partite in trasferta, a cominciare da domani, sabato alle ore 15, a Marassi contro la Sampdoria. Sampdoria viene a Torino in campionato 3-0, non c'è stata partita, vittoria schiacciante. Coppa Italia, si va a Marassi, si perde e si viene eliminati. Domani è la risposta. Sarà il Toro che gioca in casa o sarà il Toro di trasferta e quindi abulico, asettico, incapace di pungere? Staremo a vedere. Certo è che questo Torino, grazie alle prestazioni di Brecalo, giocatore straordinario, scoperto all'ultimo del calciomercato, non so se da Juris, da Vagnati, da chi, non importa, un grande acquisto. Di Bremer, già abbiamo detto più volte in trasmissione, ormai è lassù nell'Olimpo del calcio. Vorrei ancora spendere due parole per Lukic. Da anni era lì che sembrava ingranasse, non ingranasse, sta venendo fuori alla grande, sta venendo fuori un ottimo centrocampista in fase anche realizzativa, e proprio il secondo gol nasce da una sua iniziativa, il secondo gol contro la Fiorentina, una sua incursione dentro l'area e poi la palla passata al centro e il gol del 2-0. È tutto da vedere il proseguo di questo campionato del Torino. Certo, la prospettiva è lì, sono soltanto 4 i punti che dividono il Toro dalla zona Europa e manca ancora una partita, quella da recuperare contro l'Atalanta. Ma siamo abituati noi tifosi del Toro tutti gli anni, da tanto tempo, a vivere di cocenti delusioni e cocenti amarezze. Quindi mi piace il discorso che sta facendo Juric, andiamo avanti giorno per giorno. E l'ultima parola vorrei rivolgerla a un addio. Domani troveremo di fronte El General Rincon, per tanti anni bandiera granata. Un merito gli va riconosciuto, forse non aveva i piedi di Maradona o di Pelé o di Zidane o di Platini, però il coraggio, la grinta, la voglia, il cuore Toro ce l'ha sempre messo. E infatti al gol di Sanabria del 4-0 si sono rivolti tutti, e lo facciamo anche noi, verso il General Rincon, con un bel saluto da generale, così viene chiamato nel suo paese sudamericano, questo grande giocatore che ha dato tanto al Toro. Speriamo di anche qualcosa alla Sampdoria, a cominciare però da domenica, domani contro il Torino, si ricordi dei suoi ex compagni. Buon dibattito a tutti, alla prossima settimana.
Grazie Beppe, ricordiamo di Beppe Gandolfo, un anno in Piemonte 2021, NC Communication, e lo trovate in tutte le librerie, ne parleremo comunque con lui, verrà a trovarci in studio la prossima settimana, grazie Beppe. Allora, vado subito da Sebastiano Consentino, che è in collegamento a casa, ciao Seba, cucù, e voilà. Eccoci. Ecco, ti è piaciuta la poesia di Codebeau? La poesia è splendida, veramente. E questa capacità di inserire delle belle battute, bravo, bravo Roberto. Allora, veniamo al toro, niente, noi abbiamo visto una partita che, come diceva Beppe, sembra rassegnato. No, non sono rassegnato, è una partita molto bella, abbiamo visto una bella partita giocata in modo veramente egregio e piacevolissimo da guardare, ma non dobbiamo, come dire, su questo cominciare poi a cantare chissà quale vittoria. Calma e gesso, vediamo cosa succede nelle altre partite, vediamo cosa riesce a dimostrare. Cioè, una cosa è certa, che un po' di gioco si è visto, abbiamo giocato bene facendo degli scambi veloci, cercando di non perdere palla, quindi tutti i reparti hanno fatto il proprio numero. Una sottolineatura la farei nei confronti di Bremer, che mi sembra veramente che stia crescendo in modo strepitoso, e quindi in difesa è una garanzia. Quindi per il resto tutto da guardare bene nelle prossime partite, se riusciamo a mantenere questi ritmi e soprattutto questa grinta e questa volontà, potremmo fare. Io ho la sensazione che il tuo amico e compagno anche di una grande avventura proprio legata al toro, Sergio Roda, non la pensi proprio come, no, beh, intanto come te, devo Sebastiano. Dire che l'analisi che ha fatto Beppe è stata molto obiettiva, molto, molto precisa. E sono d'accordo, non dobbiamo esaltarci per questa partita 4-0 che abbiamo vinto, anche perché, parliamoci chiaro, la Fiorentina non pervenuta. Cioè, una squadra con tecnico e buono, con una posizione in classifica, ma proprio sembrava di giocare con la Solbiatese. Cioè, è stato una... Però noi abbiamo giocato bene, abbiamo meritato questa vittoria. Bisogna anche capire se il nostro patron farà quegli innesti di qualità che chiede Juric, perché Juric sicuramente ha dimostrato di essere un allenatore da Torino come non vedevamo da molto tempo, cioè rampante, che incita i giocatori nella partita. Ho visto anche quando vincevamo adesso con la Fiorentina, incitava sempre, non ci siamo messi in difesa come succedeva in altre circostanze. Quindi, però, ha chiesto due innesti di qualità. Di qualità, che cosa vuol dire? Vuol dire giocatore a un certo livello. E naturalmente bisogna tirare fuori i soldi, perché il mercato non offre granché. Adesso abbiamo preso questo Fares, che però Mohamed Fares arriva sempre da situazioni di infortuni, che non gioca, ha fallito gli ultimi due anni. Prendiamo sempre giocatori che dovrebbero venire al Torino e fare il salto di qualità. Sono scommesse, però ma Sergio, sulle scommesse possiamo vincerle e perdere. Secondo me, se veramente... Ascolta. Per ambire a un posto Juric, di classifica, però, che merita il blasone del toro, forse è assolutamente necessario questi innesti. Poi non capisco certe situazioni come quella di Bremer. Abbiamo trovato un difensore all'altezza della situazione, si parla che va già via, si chiedono 30 milioni, ma quelli buoni li vogliamo tenere o li mettiamo sempre sul mercato? E prendiamo, sì, tiriamo fuori un coniglio dal cilindro l'ultima data di scadenza del corpo. Io non lo so, la gestione Belotti, è certo che ci manca il signor Belotti che fa i gol, però anche qui mi sembra che sia stata una gestione un po' alla Dybala, no? Ma vorrei fare un attimo di fantapolitica. Siamo immersi da tutte queste situazioni di fantacalcio. 30 secondi però, se no ti chiedo di proseguire dopo. No, sembra quasi che questa gestione del nostro leader, nostro, sia fatta in modo perché ci fosse un distacco, no?
diciamo così, nella fede dei giocatori verso questo dei tifosi? Dei tifosi verso questo leader. Perché cioè, anche qua mi sembra, al di là degli infortuni, mi sembra veramente che sia stata un'altra gestione fallimentare. Va via, se non prenderemo neanche un soldo, andrà a far fortuna da qualche altra parte. Questo è un po' la realtà del nostro modo di gestire i giocatori che valgono. Proprio un attimo di pubblicità e torniamo per continuare a parlare del Torino. Trovata la cura? Eccola qua, la grafica dedicata è questa, quella al Toro, e questa è quella che era stata dedicata nella prima parte alla Juventus, il valore di un capitano, il bacio di Giorgio Chiellini ad Alessandro. Allora, pronti? Perché questa è l'ultima parte, chiedo a tutti i miei ragazzi e i miei ospiti, insomma alla squadra, di essere tutto molto, molto veloce. Tanti sono gli amici che ci hanno scritto proprio sul Torino. Parti Paolo, due o tre messaggi ne ho anch'io che sono arrivati in diretta, poi sentiamo l'avvocato Foti. Allora, Roberto ci scrive: la squadra sta prendendo sempre più consapevolezza dei propri mezzi. Adesso deve garantire continuità e punti in trasferta. Con un paio di innesti buoni è lecito sperare in un sesto posto. Andrea: la squadra di Juric potrebbe ambire ad un quinto, sesto posto. Quella di Cairo un sedicesimo, diciassettesimo posto. La vera classifica sarà una media tra le due squadre. Lorenzo: Juric sta riportando il Toro, il pressing, che fu la chiave tattica dello scudetto del 76. Poi certo, allora c'erano i vari Sala, Zaccarelli, Pulici, Graziani. Ecco perché questi sono decimi e i gloriosi furono tricolore. Finalmente si sta rivedendo un po' di cuore granata in campo. Con questo allenatore possiamo ambire ad essere una sorta di Ajax d'Italia. Prendiamo giovani e serie promesse e facciamole lucidare da Juric. Si può creare un circolo vizioso che ci porta ai vecchi sfarzi nel giro di pochi anni. Si spende poco, ma bene, e si incasserà molto, per la gioia di tutti, compreso il nostro presidente. Carpe diem, guai a perdere un'occasione simile. Forza Toro, questo ce l'ha scritto Mauro. Allora, caro avvocato, poi ce ne sono molti altri... Ce la faremo? Riusciremo a leggere anche gli altri messaggi? Credo sì, perché sono da sempre convinto che non esista allenatore al mondo che possa inventarsi e trasmettere valori a giocatori a una squadra che non ne abbia già. Può soltanto fare in modo che emergano. Escluso che sia la bacchetta magica che trasmette dall'esterno e all'improvviso i brocchi diventano dei campioni. Non può essere così. È inutile che tu mi guardi in questo modo. Come tu hai giocato solo a calcio a balilla. Ancora? Non sai niente di calcio. No, io di calcio non ne capisco. Ecco, dovresti tacere. Ma io infatti sto zitto, ma perché mi attacchi quando sto zitto? Giocava in porta. A calcio a balilla. Ecco, a proposito dei valori preesistenti, guardate un ragazzo come Gemello, il portiere che ha esordito nella partita contro la Fiorentina. Guardiamolo, adesso, adesso la regia ce lo fa anche vedere. In Serie A, per la prima volta, un ragazzo di quell'età che è stato l'allenatore a dirgli come si para. Sono gli avversari che non hanno mai tirato in porta. Fa un po', no? Adesso... Sono gli avversari che non hanno mai tirato. Ma non conta. No. Anche gli avversari erano potenzialmente in grado di tirare come hanno fatto in altre occasioni. Ma erano intimoriti dal fatto che era appena entrato in campo. Cosa hai voluto dire? Sai che hai detto una scempiaggine, more solito. Uguale identica a quella ragazzi, che hai detto tu. Siccome abbiamo 20 minuti scarsi, non li vorrei buttare via. È stato lui che con la bacchetta magica ha inventato il gioco che ha espresso il Torino contro la Fiorentina, è così? No, ma ti ha messo ai singoli e anche al collettivo, no, così all'improvviso. Però Francesco, non voglio toglierti, però vorrei sentire anche i tifosi di Granata che non hanno accetto il contraddittorio su questo argomento con lui. Non lo accetto. Perfetto, chiusa lì la cosa. Vorrei sentire Carlo Pesce, Claudio Vittino, anche Roberto Codebò sulla situazione, sulla posizione in questo momento del Toro, del lavoro che sta facendo Juric, come avete visto. Ma lui sta facendo un lavoro che era un po' di anni che io non vedevo fare
ed è anche giusto puntare sui giovani, anche sento parlare di nomi, ma il Toro se deve prendere i giocatori deve prendere il Pinamonti, il Forte dal Frosinone, i giocatori che vanno valorizzati, lui è bravo a far quello. D'altronde l'abbiamo visto, perché Gigi è un giocatore adesso, sembra il fratello più furbo di quello che era, quindi probabilmente merito di Juric. La stessa cosa, vabbè, Rodriguez non ne parliamo, tanto Rodriguez è un nazionale svizzero, quindi non è che ha inventato niente, però è tornato un giocatore. Adesso il Toro ha dei giocatori, lascia perdere Lukic che sta facendo bene, adesso il Toro ha dei giocatori, è uno che li sa mettere in campo bene e gli sta dando le giuste motivazioni, solo quello. È importante, perché noi 2 anni che abbiamo patito tanto, gli ultimi 2 anni, adesso mi diverto a vedere il Toro, mi diverto. Quindi per me è fondamentale quello, poi zona UEFA o UEFA League sono in 10, cioè anche no, poi se arriva, ma tanto non arriva. Però, ti diverti anche tu, Claudio Vittino? Sì, in certi momenti sì. Juric c'è un gioco molto fisico, cioè la squadra deve essere al top e pressare alto, perché come abbassiamo il ritmo noi siamo vulnerabili, in trasferta succede quello. Assolutamente sì. Però ci sono dei quarti d'ora dove anche davanti non diamo punti di riferimento, perché abbiamo dei giocatori che non hanno ruolo, no? Quindi viaggiano davanti. Quindi sì, io credo che quest'anno Juric stia cercando di formare una squadra. Prima ha iniziato con l'online, adesso ha detto puoi andare via. Cioè sta cercando di fare un gruppo e poi di inserire della gente per fare una squadra. Bisogna solo fare attenzione, perché questo gioco qua è molto dispendioso fisicamente. E le squadre di Juric nella seconda parte del campionato hanno sempre ceduto. Però probabilmente, speriamo di no. Infatti lui cerca sempre gli esterni, cerca di avere tanti esterni, perché è molto dispendioso il suo gioco. Poi, l'abbiamo visto, e poi fa delle scelte strane. A Napoli si fa male Mandragora, entra questo Köhne che non aveva mai fatto un secondo. E poi gioca la sua partita onesta, non lo fa più giocare per 10 partite. Quindi, insomma, c'ha la sua visione come tutti, aspettiamo. E poi aspettiamo il Gallo, io spero che rimanga, perché insomma, soprattutto per i ragazzini giovani, perché abbiamo un personaggio sano che è nostro. Vabbè, proprio sano. Non lo so. Roberto Codebò. Non ti permetto di parlare di Belotti. Si è trattato. Ti chiedo di essere però, di andare veloce, di essere sintetico. Rapidissimo. Teoricamente un 4-0 che vale 8-0, perché è stato un turno pieno di risultati altisonanti, un po' clamorosi, e sulla carta poteva essere 4-0, ma per la Fiorentina, perché il Toro, come squadre disastrate dal Covid, era tra le peggio messe. Per cui in teoria una vittoria che varrebbe tantissimo. In pratica più che un turno è stata un'estrazione del lotto, quindi come ha detto Juric, piccoli passi, ed è tutto da rivedere da domani, soprattutto appunto in versione trasferta, perché quel tipo di gioco in casa non paga. Si vedrà. Allora, ancora un paio di messaggi veloci, prepariamo la spea e andiamo da Andrea Piazzolla, perché il tempo vola e c'è l'extra time del nostro Carluccio Buonerba. E le bocce anche, su andiamo, vai. Allora, Piero ci scrive, contro i Viola un Toro stratosferico, c'erano dubbi sulla forma fisica dei Granata per la mancanza degli allenamenti, invece è andata in scena un vero e proprio capolavoro di Juric, Bremer ha annientato Vlahovic, tatticamente e tecnicamente superiori in ogni settore del campo, Lukic che l'anno scorso era un fantasma, oggi è il fulcro del centrocampo, ottimo esordio del giovane portiere gemello. Luca ci scrive, pazzesco pensare che con un Toro così ci sia ancora chi tifa contro la squadra solo per le colpe della presidenza. Fine Enzo, perché non sognare? In fondo campo e classifica parlano chiaro. Spesso la differenza la fa il morale e se questa squadra matura la consapevolezza della propria forza può tranquillamente ambire una posizione che garantisca la qualificazione e la competizione europea. Miracolo di Juric. Veloce Carlo? Sì, no, io sono insomma abbastanza convinto che il Toro, abbiamo detto anche nelle puntate scorse, insomma, giocava bene ma non aveva risultati, in molte partite ha avuto sfortuna, soprattutto contro le grandi, se poi inizia ad arrivare anche risultati di questo tipo penso che la fiducia aumenti e quindi possono anche migliorare i risultati, perché comunque con Napoli, contro la Juventus, contro il Milan, contro la stessa Inter, il Torino non ha preso punti ma ha preso molti applausi, quindi io credo che questo sia veramente importante, perché vittorie del genere danno una dose di autostima abbastanza notevole. Importante. Posso dire ancora sì. Una parola su Belotti, un giocatore italiano che
per l'entità dell'ingaggio si trasferisca a Toronto, per me come uomo non vale niente, ci vada pure. Questo è il foti pensiero. Velocissimamente, Piero Dandezeno, che salutiamo, è un nostro affezionato e soddisfatto della bella vittoria contro la Fiorentina, e grazie a Juric per l'ottimo lavoro, ci ha scritto. Allora, andiamo a trovare gli amici della Spea, seconda parte poi subito dopo di Area Sport con Andrea Piazzolla. Spea, azienda leader a livello mondiale nella progettazione e produzione di macchinari per il collaudo di microchip e schede elettroniche. Dalle automobili agli smartphone, dai tablet fino ai più complessi dispositivi in ambito aerospaziale, medicale e militare. È con le macchine Spea che i produttori di elettronica e semiconduttori di tutto il mondo garantiscono ogni giorno la qualità e l'affidabilità dei loro prodotti. Creatività, innovazione, ingegno. Spea, Volpiano, Torino. Grazie alla Spea, grazie a Maxport, grazie alla Samec, grazie ad NC Communication, insomma a tutti i nostri sponsor. Velocissimamente, mentre la regia si prepara per Area Sport, Salernitana, la situazione. Ci siamo lasciati settimana scorsa, si parlava di un esposto. È stato depositato mercoledì, è stata depositata una denuncia querela sia presso la Procura della Repubblica di Salerno che di Roma. E abbiamo scoperto stamattina, questo per far comprendere il livello di capacità economica della società, che il 1.300.000 euro che sono stati versati a titolo di caparra da parte del fondo allo Stato sarebbero ancora sul conto corrente del trust. Giusto per semplificare per gli amici che... Noi abbiamo versato per poter partecipare la caparra. Questa caparra era pari a 1.300.000 euro e risulta ad oggi che la stessa sia ancora presso il conto corrente del trust e nulla a noi ad oggi è stato detto. Dopo che hanno rifiutato l'offerta, quindi perché magari qualcuno si è perso un pezzo. Bravo Carlo. Certo. Allora, la telenovela continua. Si sono tenuti la caparra e non hanno acceso l'offerta. La telenovela continua con... Oggi abbiamo scoperto che c'è stato partito anche l'Otito all'attacco insieme a Mezzaroma e hanno mandato una lettera di diffida ai trustee volta a richiedere, come risulta scritto esplicitamente nel trust, di certificare la loro scelta e i motivi per i quali hanno scelto Iervolino piuttosto che altri soggetti partecipanti. Grazie, siamo pronti? Sigla, seconda parte di Area Sport. Andrea Piazzolla. È ormai da quasi un mese che non si parla d'altro, vero, della questione Djokovic. Come ben sappiamo, il numero uno del tennis settimana scorsa era stato bloccato dalle autorità australiane all'ingresso nel paese d'Australia dove si stanno svolgendo attualmente gli Australian Open. Si attendeva per lunedì 10 la decisione da parte delle autorità australiane riguardo il suo ingresso, decisione che è arrivata perché la Corte si è pronunciata stabilendo che non ha fondamento la decisione degli ufficiali di frontiera di cancellare il suo visto d'ingresso. Sembrava quindi chiusa la questione, eppure ieri un altro colpo di scena perché il Ministero dell'Immigrazione australiano ha annullato per la seconda volta il visto a Djokovic. Quindi anche da quanto si apprende il tennista potrebbe rischiare, oltre all'annullamento del visto, alla cancellazione del visto, anche 3 anni di bando dall'Australia. Staremo a vedere i prossimi giorni perché domani è atteso l'interrogatorio e poi il 16 domenica dovrebbe arrivare la decisione e lunedì appunto Djokovic dovrebbe scendere in campo agli Australian Open, quindi vedremo insieme gli sviluppi. Passiamo ora invece a parlare degli atleti azzurri perché agli europei di pattinaggio su pista lunga sono arrivate 2 medaglie di bronzo, una con Francesca Lollobrigida nei 1500 metri e anche nell'inseguimento a squadre maschile. Ottima notizia poi nel biathlon con Dorothea Wierer che torna sul podio a 10 mesi di distanza,
Quindi un'ottima speranza in vista di Pechino 2022, adesso poche settimane. E poi anche nello slittino, ottima notizia per Dominik Fischnaller, che ottiene il terzo podio stagionale dopo i due ottenuti a Sochi. Chiudo velocemente con la Coppa Italia, perché ovviamente si sta giocando in questi giorni anche la Coppa Italia. Chiuderanno gli incontri settimana prossima, il 20 gennaio. Andiamo quindi a vedere la grafica che fa un riepilogo di tutti gli incontri, con Atalanta e Venezia che sono già scesi in campo, vittoria dell'Atalanta, vittoria esterna della Fiorentina per 5-2 sul campo del Napoli e del Milan sul Genoa nei tempi supplementari per 3-1. Settimana prossima giocheranno Lazio Udinese, Juventus, Sampdoria, Sassuolo Cagliari, Inter Empoli e Roma Lecce. È già delineato il primo quarto di finale, che sarà Atalanta-Fiorentina. A te Clara. Grazie, sei stato velocissimo, bravo. Allora, pronto per, ce la facciamo, regia, a preparare la sigla subito di Extra Time, il nostro Carlo Bonerba, e andremo poi a vedere anche uno spot di un minuto che riguarda le bocce. Sigla per l'Extra Time del nostro Carlo Bonerba. Grazie Clara. E allora, 21esima, ho visto la lucina, mi ero incantato. Allora, abbiamo visto la 21esima giornata, sicuramente insomma grande prestazione del Toro, che appunto finalmente trova anche una prestazione con tanti gol, e grande prestazione anche della Juve in rimonta, una rimonta che praticamente si è concretizzata nel giro di 8 minuti, dal 3-1 al 4-3. Erano tantissimi anni che non succedeva così, e soprattutto con Allegri certo non succede spesso. Importantissima la vittoria dell'Atalanta esterna, e ovviamente anche nel posticipo l'Inter sulla Lazio, l'Inter che ha una partita in meno ma che comunque guida la classifica, come vediamo nella schermata, un punto in più del Milan, ma ricordiamo l'Inter deve recuperare la partita che è stata rinviata per il Covid. Juventus quinto posto, il Torino sale comunque perché ha agguantato, cioè è rimasto insomma con Sassuolo, però ha agguantato l'Empoli e ha solo 4 punti dalla Lazio, dalla Lazio, Fiorentina e Roma, quindi insomma sicuramente un Toro in un trend decisamente positivo. Ovviamente vedremo come andrà questa settimana, quindi il 22esimo turno, la Juve ospita l'Udinese, Torino domani gioca contro la Samp in anticipo, una Sampdoria che è in crisi difensiva ma sicuramente insomma dopo due sconfitte vorrà cercare di non perdere, anche perché la situazione in classifica della Sampdoria non è bellissima. Per quanto riguarda la formazione del Torino, c'è ancora un ballottaggio in porta, potrebbe esserci la riconferma del gemello, comunque Milinkovic è pronto. Altri ballottaggi riguardano soprattutto la zona diciamo a supporto dell'attacco. Noi abbiamo messo Linetti, però sia Pret che Pobega potrebbero giocare appunto assieme a Brecalo a supporto di Sanabria, e ovviamente il centro del centrocampo, Mandragora assolutamente confermato. Per quel che riguarda invece la Juventus contro l'Udinese, giocherà domani sera, abbiamo messo Pellegrini in difesa, ritorna ovviamente Szczęsny. Ancora confermato Rugani, tra l'altro Bonucci, notizia di oggi, ha avuto un altro infortunio, quindi tornerà a febbraio, motivo per cui probabilmente Allegri non l'abbia impiegato durante la partita. Betancur e Locatelli abbiamo messo al centro del centrocampo, anche se c'è un ballottaggio invece tra Bernardeschi e Kulusevski. McKennie sicuramente confermato, Dybala e Morata in avanti, a meno che poi Morata invece, che Dybala non venga messo in panchina. Ovviamente notizie di rumors di mercato oggi davano appunto un interessamento dell'Inter su Dybala. Ovviamente Marotta, ricordiamo, nel 2015 portò Paolo Dybala alla Juventus e ha un grande feeling con il giocatore. Ovviamente se non si trovassero la strada del rinnovo, se fosse ancora così difficile, il rischio che poi vada via a zero o comunque a una cifra molto bassa è grande, quindi bisogna capire. Però la Juventus in questo momento sta anche valutando un pochino la tenuta fisica del giocatore, che sicuramente non convince. La Fiorentina si è mossa molto bene, ha preso anche Piontek, quindi in attacco, quindi io credo che questo sia un pochino il preludio alla cessione di Vlahovic, non so se già da questo sezione di mercato oppure dalla prossima. Comunque insomma sicuramente diciamo che il dubbio rimane, e
per quel che riguarda prima Pallucciani, ha parlato alla Salernitana, ufficiale comunque è arrivato Sabatini, il nuovo DS, quindi sicuramente ci sarà un'altra cosa. Ultimissima notizia di mercato al Venezia, ufficiale l'arrivo di Nani, ex giocatore di Manchester United e Lazio, giocatore portoghese. Bravo, a te, Clara. Carlo, anche a te leggo questa perché riguarda, cioè, c'è una cosa per Perga, Djokovic, ma basta con questa pantomima, turno tutti un po' ridicoli, lui è un tantino arrogante, ma anche il governo australiano insomma ha fatto la sua parte. Potere dei soldi, un saluto particolare all'avvocato Perga che sfoggia sempre outfit casual ma raffinati. Questo era per te. Per quanto riguarda Claudio Vittino, per quanto riguarda le bocce, da quando è iniziata la pandemia non sto giocando, dice questo amico che si chiama Piero, comunque riprenderò. Volevo chiedere a Vittino, ma non è possibile ridurre i tempi delle partite da 105 minuti a 90? Veloce perché abbiamo poco. Ma è una lotta quella di abbassare il tempo. Piero, per adesso non si può fare, lo dico io. Vabbè. Se dovessimo farlo vengono fuori mucchi di polemiche, basta come risposta. Ok, ti arrivano anche i saluti da Moreno, da Rivalora Canavese, presidente della bocciofila Pontese. Ecco, allora, puoi chiedere a Vittino, Clara, perché non è possibile portare le bocce ai giochi olimpici? Beh, se fosse per noi li avremmo già portati, però se non riusciamo a portarli a Parigi... Era un appassionato. Se non li portiamo a Parigi, che le bocce sono francesi, no? Molto francesi, è un dramma. Allora, vediamo insieme questo video di un minuto, una sorta di video spot veramente molto interessante, che riguarda appunto le bocce. Ho attraversato la storia di questo paese. Ho insegnato ai giovani a divertirsi con i loro padri, ma non sono solo un gioco. Da 120 anni sono una disciplina che accende la passione negli occhi di chi mi frequenta, anche quando la fronte racconta una vita di fatica e di lotta incessante. Raffa, volo, petanca, beach e boccia paralimpica sono la declinazione di un solo valore che accoglie sportivi e agonisti nella conquista del boccino in una competizione dal sapore antico di merito e amicizia. Non conosco moda, ma tesso l'intero stivale avvicinando metropoli a municipi. Ho solo una certezza: finché l'uomo vorrà gioire insieme, le mie bocce continueranno a rotolare, colpirsi, allontanarsi come i pianeti di questo universo. Così, da 10.000 anni fino alla fine del mondo. Bello, 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 torneremo a parlare di bocce con Claudio Vittino, che è il presidente regionale della FIB, prossimamente, perché tu tornerai a trovarci presto, sì, perché ci devi parlare dei prossimi campionati. Faccio un augurio alle squadre che inizieranno la prossima settimana i campionati di A1 e di A2. In A1 abbiamo tre ad alto livello, BRB, Gaglianico e la Perosina, e l'Ausilio di seconda fascia, e poi quelle di A2, insomma. Guarda che ti aspettiamo, assolutamente, prossimamente. Grazie a Sergio Rodda, grazie per essere stato con noi, grazie a Carlo Pesce, grazie, complimenti ancora, direttore sportivo dell'Alpignano Calcio, grazie all'avvocato Francesco Paolicelli, vado in ordine per la regia, così non faccio fare i salti, grazie a Carlo Bonerba, grazie a Paolo Oriente, grazie all'avvocato Antonio Foti, che se la ride, non so perché, non importa, grazie all'avvocato Wilmer Perga, buonasera. A Claudio Vittino, presidente FIB, Regione Piemonte, andiamo a chi è in collegamento, li vedo tutti e tre belli, grazie ad Andrea Piazzolla, grazie all'avvocato, giornalista, ciao, poeta, ciao Roberto Codobò, il nostro, ciao, Sebastiano Consentino, ragazzi, buona, ci vediamo, grazie alla regia e ai tecnici in studio, ci vediamo la prossima settimana sempre qui su Prima Antenna alle 21.30 a Area Gol. Buonanotte a tutti anche da Clara Vercelli, ciao. Area Gol in collaborazione con Spea, produzione di macchinari per il collaudo di microchip e schede elettroniche. Samec Automation System, Italian Touch. Max Porte,
Ogni porta un'idea.